Ci troviamo alla Abbazia di Fiasca, dove da pochi minuti è stato sepolto padre Giovanni Frigerio, deceduto qualche giorno fa, già appartenente all'Ordine dei Cistercensi. Abbiamo ospite qui per qualche dichiarazione Antonio Fiordomo, che è un oblato dell'Ordine dei Cistercensi. Anzitutto le chiediamo che ricordo c'ha di padre Giovanni. Padre Giovanni, ho un ricordo lunghissimo perché abbiamo convissuto qui all'Abbadia di Fiastra come fedele e lui dall'altra parte come monaco. I ricordi sono stupendi perché io, la mia famiglia e i miei amici abbiamo trovato qui un confessore, un amico e un aiuto di provvidenza. Lui era una calamita di provvidenza sia spirituale e a volte anche materiale per quello che il Signore manda del necessario. Il vescovo, celebrando la piccola liturgia della parola, ha preso il Vangelo del giorno, dove si parla che se non diventerete piccoli come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ma in questa figura del bambino privilegiato, diciamo, al primo posto nel regno dei cieli, ha ricordato il vescovo che anche Padre Giovanni aveva la semplicità dei bambini e la purezza dei bambini. Lei come lo ricorda? Lui aveva questo dono di saper parlare direttamente al cuore. Io non lo so se questo è una cosa personale, ma vedo che qui intorno io ho trovato tanti fratelli, quindi probabilmente era questo il dono che lui aveva dal Signore, dallo Spirito Santo, di parlare a noi con semplicità e con significato, direi con pienezza. Come io ho già detto anche lì in chiesa, per noi è stato un uomo vero, un sacerdote vero, un sacerdote intero, che ha saputo portarci più vicino al cielo, ha saputo indicarci, per me lo sa ancora perché ha lasciato le lezioni, gli scritti, tanti ricordi dentro. La sua preoccupazione più grande era condurre la nostra anima al paradiso con una vita fatta di bene. Ecco, questo qui è. Un'ultima domanda è questa: possiamo definirlo sinteticamente l'uomo dell'ascolto e l'uomo dell'accoglienza, soprattutto tra virgolette ai più lontani? L'accoglienza ce l'aveva come carisma, come monaco, uno dei cardini monacali è proprio l'accoglienza. E l'ascolto sicuramente, perché le confessioni erano innanzitutto ascolto, ma questo particolare mi piace ricordare, che nella confessione lui ascoltava me e si metteva in discussione lui con quelli che io confessavo come peccati, perché siamo uomini, siamo fatti di coccio, dicevo. Nei cocci, alle nozze di Cana, c'era l'acqua e lui ti portava affinché il Signore operasse il miracolo, che la tua vita diventasse vino, vino buono, gustato e gustoso da vivere, nelle nostre realtà, tra di noi, ma poi ognuno in famiglia, anche nelle proprie, problematiche di vita, di lavoro, ecco. Monsignor Marconi, lei nella celebrazione della parola che ha appena terminato ha ricordato la figura di padre Giovanni Frigerio qui all'Abbadia di Fiastra. Le vorrei chiedere questo, mi è venuto pensato mentre lei parlava che la figura di Papa Bergoglio cosa c'entra? Nel senso che lei ha ricordato la figura accogliente, umile e forse anche semplice, la semplicità del bambino di padre Giovanni Frigerio. L'affermazione di Papa Bergoglio quando dice meglio essere incidentati che essere ignavi, questa definizione la può applicare anche al nostro amico monaco? Sì, credo che, come ho ricordato commentando il Vangelo, che è il Vangelo di oggi, quello che il Signore ci ha messo davanti. Giovanni è stato, padre Giovanni, è stato una persona semplice, limpida come un bambino. I bambini a volte sono anche incoscienti quando cercano di fare il bene, no? Tante volte abbiamo dialogato su queste cose. Lui sapeva bene che andare a cercare una pecora smarrita in tutti i modi rischia anche di ritrovarsi con persone che magari ti imbrogliano gli stessi che tu vorresti aiutare.
ma questi sono i rischi di essere a servizio del Signore. E credo che lui ha vissuto fino alla fine, obbedendo a quello che la Chiesa gli chiedeva. È stato accolto nella diocesi di Fermo in collaborazione tra le nostre due diocesi e è morto da padre cistercense in questo tempo, ancora nell'obbedienza a quello che la Chiesa gli chiedeva. È una bella testimonianza di fede. Quindi, pur vivendo gli ultimi anni a Smerillo, in uno sperduto paesino del nostro Appennino, questo filo rouge della spiritualità monastica ha proseguito anche in questa sua ulteriore esperienza. Sì, perché padre Giovanni era in una condizione, si chiama di esclaustra, cioè aveva chiesto ai cistercensi di vivere fuori dal monastero, continuando a vivere da monaco, per valutare bene insieme a loro il suo futuro, e il suo futuro l'ha stabilito il Signore. Angelo Sciabighetti, personaggio notissimo al pubblico, un figlio spirituale di padre Giovanni Frigerio, che cosa le ha donato in questa relazione questo monaco di particolare spiritualità? Beh, insomma, era un padre spirituale per me come per tanti, un punto di riferimento per tanti di noi. Lo trovavamo qui tutti i giorni, io venivo e vengo, quando venivo trovavo lui e la sua parola, il suo messaggio, la sua presenza, ma anche il suo sorriso, riusciva a farci uscire ogni volta, a farmi uscire ogni volta sollevato. Una persona che porterò sempre nel cuore, perché mi ha donato molto, mi ha donato l'esempio soprattutto, mi ha fatto crescere in quella poca fede che un povero peccatore come me può avere, però è stato veramente un grande esempio per tutti. Oggi siamo in tanti qui a ricordarlo. È stato un momento veramente commovente, prima al Duomo di Fermo, adesso qui nella sua abbadia di Fiastra, che aveva toccato per la prima volta nel 1985 con padre Rosavini. Quindi, un'ultima domanda, Angelo, si parla molto oggi di una carenza di profezia nella Chiesa, un po' anche nella politica, ma anche nella società civile. Si spegne una voce, quindi quella di padre Giovanni Frigerio, possiamo definirlo un profeta della nostra epoca? Assolutamente, sì, un profeta del nostro tempo, si è spenta una luce, ma io sono convinto che lui saprà guidarci comunque da lassù e comunque qualcuno riuscirà a raccogliere il suo testimone.